Buongiorno amici di Tech Different, vi presentiamo ora la nostra recensione del Nokia Lumia 830. Eccoci qua con il nostro Lumia 830, andiamo a vedere un attimino le caratteristiche principali, soprattutto estetiche. Andiamo a vedere che ha un display da 5 pollici con risoluzione 1280x720, quindi in HD. Abbiamo nella parte frontale la cassa audio in entrata, non so se si vede, eccola qui. Abbiamo la fotocamera anteriore da 0,9 megapixel. Qui sotto abbiamo il microfono, qui abbiamo i tasti a sfioro come al solito. Poi abbiamo sulla parte nella parte superiore abbiamo l'ingresso micro USB per ricaricare il dispositivo oppure connetterlo ad un PC. Abbiamo l'ingresso jack classico da 3,5 pollici per inserire le cuffie o auricolari. Sul lato destro troviamo il tasto della fotocamera, il tasto di accensione e spegnimento o blocco e sblocco del dispositivo e abbiamo il bilanciere del volume. E poi nella parte posteriore passiamo alla fotocamera principale che è un 10 megapixel con ottica Carl Zeiss. Pure view, abbiamo il flash LED come al solito, abbiamo la cassa audio generica in uscita posteriore. Andiamo a vedere anche, togliendo semplicemente la cover posteriore, abbiamo l'ingresso per la micro SD e supporta micro SD fino a 128 GB, cosa molto buona. Poi abbiamo qui l'ingresso per la nano SIM. La batteria è rimovibile, ovviamente non la rimuovo in quanto il dispositivo è ancora acceso. Andiamo a chiudere la cover posteriore, molto semplice da togliere, molto semplice da rimettere, basta solo far scattare tutti i gancettini che ci sono. Perfetto, siamo a posto. Passiamo ora alle caratteristiche tecniche. Processore che è un Qualcomm Snapdragon 400 ad 1,2 GHz quad core con 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Vi ricordo, come ho detto prima, che è espandibile tramite micro SD. Abbiamo una risoluzione dei filmati con la fotocamera posteriore, logicamente in Full HD. Risoluzione invece per la fotocamera anteriore non molto elevata, neanche HD si arriva. Quindi abbiamo una fotocamera posteriore eccellente, una fotocamera anteriore diciamo sufficiente per farsi qualche selfie, giusto per accontentarci un pochettino. Poi abbiamo la batteria che è da 2200 mAh che ci consente tranquillamente di arrivare a fine giornata ed anche oltre, sono sincero. Andiamo a vedere il sistema operativo che è Windows Phone 8.1.1. Lumia Denim, come vediamo, classica schermata home screen a tiles. Troviamo Lumia Selfie, la nuova applicazione introdotta da poche settimane da parte di Microsoft. Abbiamo la nostra Nokia Camera, abbiamo le nostre solite tiles, lo store, OneDrive, Here Maps, Here Drive Plus, il meteo e quant'altro. Andiamo a vedere un attimino come si comporta con i giochi. Ovviamente io prendo sempre giochi di guida perché sono molto dettagliati e richiedono un'elaborazione grafica elevata rispetto ad altri giochi classici. Un attimino che carica. Vediamo come si comporta questo processore. Su cui dobbiamo fare dei passaggi. Andiamo subito alla gara. Vediamo subito come si comporta questo quad core da 1,2 GHz con 1 GB di RAM. Lo tastiamo proprio con mano. Ho alzato il volume apposta per farvi sentire anche la qualità audio.
Vediamo che è molto fluido il gioco, qualche rallentamento c'è. Ma non va ad intaccare assolutamente l'esperienza di gioco, che vedete che è molto fluida, molto bella. E vediamo che la parte gaming direi che è molto molto buona. Quindi, il connubio fra questo processore, scusate, Snapdragon 400 quad core da 1,2 GHz con memoria RAM da 1 GB, molto interessante. Poi abbiamo le nostre classiche applicazioni Lumia Storyteller per creare la nostra storia tramite le fotografie, abbiamo le nostre mappe. Abbiamo la musica per sentire la nostra musica e abbiamo le notizie, OneNote e Outlook, OneDrive, Office ovviamente per i nostri documenti. Abbiamo anche i podcast, Salute e Benessere è l'ultima arrivata e dove ci tiene appunto traccia dei nostri movimenti, la nostra salute quando ci spostiamo, i passi, le calorie bruciate e quant'altro. Abbiamo anche il sensore dati da impostare quando usiamo il 3G, molto comodo, che ci avvisa quando arriviamo alla fine dei gigabyte mensili. Poi abbiamo anche il sensore della memoria che ci indica quanta memoria abbiamo disponibile ancora sul dispositivo e sulla scheda SSD. E possiamo selezionare anche salvare dove salvare la nuova musica, nuove foto, nuovi video, su quale memoria salvarli, appunto. Molto interessante. Io direi di passare ora a fare una fotografia, un paio di fotografie giusto rapide per farvi vedere la qualità, appunto, anche della fotografia, direi in tempo reale. Facciamo flash automatico, mettiamo qui il mio telecomando, per esempio, andiamo a fare una foto con la scritta anche Tech Different. Andiamo a fare una foto senza flash. Perfetto, ora andiamo a vedere come sono uscite le nostre fotografie. Allora, andiamo sull'applicazione foto, ok, andiamo a vedere fotografie, eccole qua. Vediamo che è uscita molto bene. Zoomando al massimo il dettaglio è sempre ottimo, quindi direi che la fotocamera, questa era quella con flash, questa è quella senza flash. Vediamo che fotografie molto molto nitide, molto molto belle. Filmato di prova ve lo inserirò nell'articolo, comunque lo trovate anche sul nostro canale YouTube. Altra applicazione da segnalare è Transfer My Data. Io la segnalo sempre perché è molto comoda, è una scelta molto interessante da parte di Microsoft, in quanto tramite Bluetooth possiamo importare i nostri contatti che abbiamo, ad esempio, su dispositivi iOS oppure dispositivi Android o anche un altro Lumia, se non l'abbiamo sincronizzato con il nostro account Microsoft. Tramite pochi passaggi possiamo appunto sincronizzare il tutto. Lumia 830, che è molto leggero anche, infatti ha un peso di circa 150 grammi, è rifinito come il Lumia 930, possiamo vedere anche dalla cornice, molto ben fatta, cornice in alluminio. Il posteriore è molto gradevole al tatto, sta molto bene in mano, la presa è buona, ricezione in
in estensione rete cellulare 3G, direi ottima. Ora siamo in wifi, andiamo a fare la nostra solita prova su internet. Apriamo The Verge, sposto il telecomando che non serve più. Andiamo a vedere il nostro classico sito The Verge. Io direi di vederlo in orizzontale, che si vede meglio. Vedete che, ecco, io ho ravvisato questo problema che tende a caricare un attimino a pezzi. Vedete che le immagini non sono ancora caricate, poi torna da capo, torna sempre da capo. E questo è un attimino, è un po' diciamo, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, è il difetto che potrebbe avere questo Lumia 830, però vedete che è molto scorrevole. Andiamo ad aprire un altro articolo, vedete che si apre abbastanza velocemente. Qui c'è la pubblicità, però vedete, le immagini bisogna aspettare un pochettino a caricare. È uguale, succede con il 3G. Quindi qui da questo punto di vista qui ad esempio si è, ok, da questo punto di vista il Lumia 830 va un pochettino a rilento a caricare le immagini. Vedete qua non è ancora caricate, per esempio. Comunque esperienza web direi sufficiente, nella sufficienza. Quindi direi Lumia 830, un dispositivo sì da tenere in considerazione anche per il prezzo, rapporto qualità-prezzo direi buono, 299 euro circa, lo trovate sia online che nei migliori store, magari negli store fisici lo trovate a qualche decina di euro in più. Se volete risparmiare qualcosa andate al sicuro online. Ripetiamo un attimino le caratteristiche principali: Windows Phone 8.1.1, quad core 1,2 GHz con 1 GB di RAM, molto fluido dalla parte gaming, fotografie perfette direi, ineccepibili con l'ottica Card's Eyes Pure View, con la fotografia principale da 10 megapixel con il flash LED. Quindi Lumia 830, tenetelo presente perché è un buon dispositivo. Tra l'altro è l'unico, è l'ultimo, scusate, marchiato Nokia e Microsoft insieme, perché come voi ben sapete Nokia ha lasciato alla casa di Redmond il marchio Lumia. Bene, per questa recensione direi che è tutto. Un saluto, alla prossima. Ciao!